Buonasera, benvenuti ad Economia Dialoghi sull'impresa, lo spazio informativo di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con questa emittente. Oggi torniamo ancora sul tema della digitalizzazione e più segnatamente ci occuperemo di strategie digitali per la ripresa e per la ripartenza delle attività produttive. Non è più un optional, bensì un imperativo, soprattutto per quelle aziende che desiderano essere innovative e stare al passo con i tempi. Ne parliamo con ospiti come sempre quotati, alcuni associati a Confindustria, altri ospiti che abbiamo ritenuto opportuno chiamare per completare il nostro dialogo, il nostro dibattito. Presento immediatamente in collegamento Antonello Ballerini, che è un co-founder di Digital Food e brand manager di Appo, consigliere della sezione servizi innovativi di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie dell'invito soprattutto. E ancora Fabrizio Costantini, direttore del digital marketing e e-commerce di Fastweb, docente presso Business School, Il Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a tutti. In studio un ospite femminile che sono molto grata di presentarvi, Sara Cicchelli, AD di Abrex. Buonasera. Buonasera, salve. Ecco, partiamo subito, entriamo nel nostro dialogo e passo la parola per il primo quesito a Fabrizio Costantini, che è in collegamento remoto, al quale desidero chiedere esattamente le piccole e medie imprese come riescono a trarre vantaggio dalle dinamiche digitali, come possono effettivamente sfruttare tutto ciò che di positivo c'è in questo processo. Prego. Oggi abbiamo piattaforme e soluzioni digitali che consentono di fatto di ridisegnare completamente il business delle aziende. La prima operazione che dobbiamo fare è spacchettare le attività principali del nostro business per poter poi individuare quelle che sono le attività chiave. Quali sono queste attività chiave? Sono quelle attività dove abbiamo delle competenze distintive, dove possiamo differenziarci e dove possiamo costruire un vantaggio competitivo. Facciamo un esempio: un artigiano che vende, non so, prodotti in ceramica, potrebbe avere nel processo produttivo di incisione delle sue ceramiche un vantaggio competitivo, un elemento unico. Quindi si deve concentrare su quell'attività, che qui ho rappresentato con le sfere rosse. E tra l'altro le altre attività strategiche sono sicuramente la gestione dell'offerta e della relazione con i clienti. Ma in questo modello cosa accade? Che nelle sfere verdi sono quelle attività che invece non consideriamo strategiche. Allora qui viene la parte efficace del modello, perché possiamo attingere da quello che è l'ecosistema digitale per prendere quelle piattaforme che possono ci consentono di evitare di fare un investimento diretto e ci consentono di aggregare queste soluzioni sfruttando appunto la rete. Continuando con l'esempio dell'artigiano, potremmo dire che potrebbe lanciare il suo canale di e-commerce banalmente con una piattaforma come Shopify, usare il metodo di pagamento di PayPal, gestire tutta la relazione con i clienti con HubSpot e via discorrendo. È chiaro che un approccio di questo tipo è un'opportunità enorme per le start-up, per le piccole e medie aziende. Va anche detto che c'è anche una minaccia, perché con le barriere all'entrata che si abbassano, nuovi competitor possono entrare sul mercato, non solo nazionale ma anche internazionale. Dal mio punto di vista la chiave è di concentrarsi sull'unicità, sulla differenziazione, per poter avere un posizionamento unico e allo stesso tempo essere flessibili, perché queste piattaforme ci consentono di essere flessibili per poter sperimentare, in modo tale proprio da incentivare quella casualità che ci può far individuare una via che ci consente di avere appunto un vantaggio completo.
Perfetto, grazie, molto chiaro ed esaustivo. Mi ricollego a quanto diceva prima il nostro ospite e chiedo alla dottoressa Cicchelli di Abrex come si riflette tutto ciò in un circuito così innovativo come il vostro. Però forse prima conviene anche descrivere che cos'è Abrex. Esatto, allora Abrex in realtà, mi ricollego anche a quello che diceva il primo intervento, è una piattaforma digitale, è una piattaforma di credito commerciale online che aiuta le piccole e medie imprese a farsi conoscere, quindi c'è un matching tra domanda e offerta di beni e servizi in rete, quindi in un mondo completamente digitale, online, e Abrex è una piattaforma che semplifica un po' quella che sono le opportunità di vendita o di acquisti che le imprese che si iscrivono all'interno del nostro circuito possono avere. Abrex risulta essere uno strumento tecnologico a disposizione delle aziende, dove le aziende possono trovare nuovi clienti, acquisire nuovi fornitori e riuscire a risparmiare anche liquidità euro. Tutto questo attraverso l'uso di tecnologie, quindi utilizzando quello che è un sistema di pagamento definito crediti, che però in realtà non sono altro che euro, perché in realtà un Abrex per noi equivale a un euro, aiutiamo le imprese ad utilizzare uno strumento digitale che fornisce un match diretto tra domanda e offerta e aiutiamo magari le imprese a non fermarsi, ad andare avanti, a poter continuare ad acquistare o a vendere i propri prodotti, i propri beni e i propri servizi proprio all'interno di una rete completamente digitale, di un network in continua espansione e di una piattaforma che si sempre di più plasma intorno a quelle che sono oggi le esigenze delle aziende che si vogliono proporre su un mercato, anche un mercato online, quindi non solo un piccolo sito e-commerce che può essere di aiuto alle aziende che entrano a far parte della nostra rete, ma un network a 360 gradi che offre anche alle aziende possibilità di pagamenti online diretti, rapidi e immediati. Quando dico diretti, rapidi e immediati, perché una volta che si fa un acquisto all'interno del nostro circuito, il pagamento è immediatamente riconducibile sul conto della persona che ha fatto la vendita. Quindi Abrex è uno strumento. Oggi uno strumento all'avanguardia, uno strumento digitale che viene utilizzato non solo da quelle che sono le imprese abruzzesi, ma ormai sono quasi tutto il territorio nazionale italiano utilizza questo strumento. Uno strumento, come dicevo prima, che negli ultimi anni si è rifatta la faccia, il restyling ha avuto un cambiamento e si è evoluto sempre di più proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze delle piccole e medie imprese che si affacciano magari anche per la prima volta in un mercato come può essere il mercato online. Ci teniamo a precisare che Abrex è, come dicevo, uno strumento tecnologico e digitale, ma al supporto di un'economia reale territoriale. Quindi aiutiamo le piccole e medie imprese, le associazioni o i professionisti a poter farsi conoscere, a utilizzare degli strumenti digitali mirati, appositi, non solo di pagamento, e soprattutto facciamo in modo che l'economia rimanga ancorata al territorio, ma con una visione al futuro, utilizzando degli strumenti ad hoc per fare nuovi acquisti o magari nuove vendite o anche nuove opportunità di business e di matching, come normalmente avviene ormai da 5 anni a questa parte, da quando Abrex è nata, con le aziende che sono aderenti e che fanno parte del nostro circuito. Perfetto. E con un flash, come rispondono i vostri collaboratori? Perché poi alla fine collaborate, yes, e queste imprese diventano partner del progetto. I nostri collaboratori, ovvero gli iscritti, oggi utilizzano prima il circuito Abrex, perché noi siamo complementari a quello che è il mercato euro. In un momento come questo, dove c'è una grande carenza di liquidità per tutto quello che accade, ma anche prima, dove c'era comunque una carenza di liquidità, Abrex è quella valvola di sfogo, quella piccola soluzione che permette alle imprese di poter andare avanti, perché come dicevo prima c'è un sistema di pagamento che è assolutamente legale, perché c'è l'articolo 1552 del Codice Civile che gestisce la permuta tra le aziende, e quindi le aziende in realtà ci vedono di buon occhio, iniziano a utilizzare il nostro circuito, iniziano prima a pensare di pagare un bene o di vendere un bene in Abrex e poi magari si rivolgono ovviamente anche al mercato euro. Ribadisco, non ci sostituiamo, siamo semplicemente una parte in più complementare che dà un po' di respiro a quelle aziende che oggi si sentono un po' soffocate o hanno una grande carenza di liquidità.
Perfetto, benissimo. Chiederei adesso a Ballerini. Abbiamo parlato di rapporti tra clienti, imprese, abbiamo evidenziato anche il valore del capitale umano. Tutto ciò nel mondo digitale come riesce a trovare una concretezza dal suo punto certo. di vista? Può essere gestito partendo da un principio fondamentale. Il rapporto umano, che è ricco di tante sfumature, complesso, apparentemente in antitesi con la realtà digitale, ma non è così. Tutti gli strumenti digitali che abbiamo a disposizione potrebbero essere un supporto per le imprese e le persone, un supporto all'interazione, sia essa lavorativa che personale, compresa l'interazione tra le imprese. Nel nostro caso, ad esempio, Oppo è una piattaforma digitale che permette di gestire in un solo punto tutte le richieste di assistenza provenienti da diversi canali, email, social network, messaggistica istantanea, gestione resa più efficace e personale dalle integrazioni CRM, CMS ad esempio, e dal supporto dell'intelligenza artificiale. Un'assistenza virtuale che deve essere debitamente istruita dal cliente però, quindi una persona o più persone, il titolare di un account su Oppo, per suggerire la risposta corretta ad un operatore ad esempio, o aiutare il cliente a trovare da sé la soluzione al problema che ha. E se così impostato, l'assistente virtuale può rispondere anche automaticamente alle richieste più frequenti e ripetitive. Quindi una soluzione digitale che ha l'obiettivo di mantenere e migliorare il rapporto tra le persone, tra clienti e imprese, facilitato da uno strumento digitale, così come avviene per altre piattaforme digitali in altri ambiti lavorativi. Un rapporto può essere reso più produttivo dalla raccolta e dalla classificazione dei dati d'uso, ad esempio, forse l'aspetto più importante della digitalizzazione. E più in generale si può migliorare il benessere psicologico di chi lavora, scaricando a volte di responsabilità, mettendole tutte dentro un supporto tecnologico, senza che la digitalizzazione prevalga sui rapporti umani, perché non c'è a priori uno strumento digitale buono o cattivo, utile o addirittura inutile. Tutti noi abbiamo visto nell'ultimo anno digitalizzare proprio i rapporti umani più importanti con la didattica a distanza e lo smart working. Abbiamo visto i nostri figli frequentare la scuola da casa, parlare con i loro professori attraverso un filtro, il computer e un software, interagire con i loro compagni attraverso le chat. Un'interazione che gli ha permesso di continuare a studiare in questo contesto, di mantenere dei rapporti con i loro compagni, ma è deleteria per loro, sicuramente lo è e lo sarà. Tanti di noi hanno lavorato da casa, a volte male, a volte in modo improduttivo, a volte facendo finta di lavorare. A volte con il bisogno di tornare in ufficio per confrontarsi, per socializzare. Questa forma di digitalizzazione in alcuni casi è risultata un'ispirazione, un gran successo, una gran soluzione. In altri è sbagliata, completamente sbagliata. In altri è una scelta obbligata. Ma siamo sempre noi a dover plasmare il mondo che ci circonda. Anche la realtà digitale, prenderne possesso, non essere schiavi della tecnologia, in balia di quello che ci viene proposto. Credo sia questo l'atteggiamento migliore per gestire il rapporto con le persone in una realtà digitale, utilizzando il buon senso soprattutto. Per questo abbiamo bisogno sicuramente di una buona formazione per utilizzare gli strumenti digitali in modo appropriato e consapevole, una buona educazione e una buona base culturale, sia per chi utilizza gli strumenti digitali, sia per chi li pensa e li sviluppa, soprattutto per chi li pensa e li sviluppa. Benissimo, ho notato con piacere mentre lei parlava che scorrevano le immagini che avete un logo che ben racchiude il senso della vostra attività e vi siete affidati ad uno dei più creativi in assoluto professionisti del settore e mi piace molto che effettivamente abbiate parlato di qualcosa che poi si ricollega con una realtà. Senza ombra di dubbio, anzi Luca Di Francesco Antonio è sicuramente uno dei più bravi in assoluto che io perlomeno abbia conosciuto. Mi piaceva sottolineare questo aspetto perché dobbiamo anche attingere anche alle risorse che abbiamo nel territorio e questo dà valore aggiunto a tutto quello che fa una filiera non solo produttiva. Si parlava prima, Costantini, di un paradigma culturale che doveva assolutamente, che è già mutato. E quindi le chiedo che cosa imporrà il futuro in termini di digitalizzazione e comunque quali sono gli accorgimenti da tenere presente?
osserviamo diversi cambiamenti a livello socioculturale. In primis l'attenzione, la nostra attenzione è completamente terminata. Noi abbiamo saturato la nostra attenzione per gestire le interruzioni, le relazioni all'interno del nostro cono sociale. E oggi di fatto non c'è più spazio nemmeno per le interruzioni di tipo commerciale, la pubblicità in primis. Poi abbiamo anche un'evoluzione dei bisogni. Le persone oggi ricercano bisogni più evoluti, c'è un bisogno di etica, di moralità, di partecipazione, di appartenenza e anche di espressione personale. In ultimo, il rapporto di fiducia. Questo rapporto di fiducia è sempre stato importante per l'azienda e quindi nella relazione con i clienti, ma oggi lo è ancora di più. Perché? Perché abbiamo sempre meno tempo nel prendere le nostre decisioni d'acquisto, perché i canali digitali, ahimè, sono impersonali, e in ultimo perché il passaparola positivo e negativo oggi viaggia una potenza nettamente superiore che in passato, sia in velocità che in ampiezza, in copertura. Per questo motivo l'approccio che oggi molte aziende hanno sul mercato, che io chiamo la strategia, l'approccio del cacciatore, quindi come arrivano al cliente finale, necessita di alcune correzioni, alcune integrazioni, perché le persone non vogliono più essere interrotte e quindi bisogna affiancare una strategia che chiamo del contadino, volta più ad attrarre e non interrompere, volta a creare un rapporto di fiducia. Ma come possiamo costruire questa strategia? Beh, i componenti principali sono quelle che chiamo le 3C, partendo in primis da quello che è il contenuto. Cioè dobbiamo essere abili a creare contenuti utili al nostro potenziale cliente, contenuti che siano in grado di aiutare, educare, informare, ispirare, intrattenere. Sostanzialmente noi dobbiamo con questi contenuti riuscire a creare una relazione con il nostro cliente finale, raccontare anche quelli che sono i nostri valori, i nostri significati, e così si può creare appunto una relazione, avviene quella magia e si crea quel rapporto di fiducia, e a quel punto si aggrega, si polarizza una community attorno ai nostri contenuti. Il passo successivo è abbastanza semplice e immediato, ho una community fedele, il commerce, quindi la vendita, la proposizione di vendita diventa facile. Quindi quando il contadino ha seminato, ha visto i suoi alberi crescere in maniera fruttuosa, può raccogliere quelli che sono i frutti del suo lavoro. Possiamo dire che nello scenario attuale, nei mercati moderni, dopo la digital transformation, nei prossimi anni, a mio avviso, vedremo anche una content transformation e le aziende dovranno diventare a tutti gli effetti delle media company. E questa non è all'appannaggio solo delle grandi aziende. Anche le piccole aziende hanno l'opportunità di raccontare le loro storie, di portare un po' di magia in casa dei clienti. Concordo pienamente, mi piace molto che abbia sottolineato questa importanza, questa centralità del contenuto per dopo riuscire a sviluppare tutto il resto. Cicchelli, prima si parlava di relazioni e quindi leggo con molto piacere che esiste un macro programma che si chiama Abrex4Up. Ce ne parla? Che cosa esattamente? Qualche esempio? Sì, prego. In realtà Abrex4Up è un macro programma. Come dicevano prima gli interventi che mi hanno preceduto, in realtà stiamo parlando di persone, parliamo di imprese, parliamo di aziende. Abrex in questi anni si è posta all'ascolto di quelle che erano le necessità delle persone, delle imprese, dei liberi professionisti e ha cercato di sviluppare tutta una serie di servizi sempre nell'ambito tecnologico legati a quello che è l'uso della piattaforma che noi abbiamo a disposizione, che potessero in qualche modo migliorare quelli che sono i fabbisogni delle aziende, o quantomeno i fabbisogni che noi abbiamo riscontrato in questi anni che le aziende, di cui le aziende hanno bisogno. Per cui abbiamo lavorato su 4 macro aree, che sono quelle appunto dell'utilizzo del circuito Abrex come credito commerciale, che fa riferimento alle piccole e medie imprese, alle associazioni che possono utilizzare tranquillamente la nostra piattaforma come un normale strumento di vendita, di matching per la domanda e l'offerta. Dall'altra parte abbiamo visto che potevamo affiancare questo nostro
questo nostro strumento anche a un'area di grandi imprese che hanno bisogno magari di attivare dei servizi di patrimonializzazione, capitalizzazione oppure prestiti partecipativi, e quindi ci siamo resi conto che anche uno strumento tecnologico, una piattaforma digitale come Abrex, potrebbe essere una piccola soluzione per accelerare tutta una serie di processi che potessero andare incontro alle esigenze di determinate aziende. Un altro settore sul quale abbiamo cercato di lavorare, ma perché anche Abrex, pur essendo uno strumento tecnologico a servizio delle imprese e delle aziende, ha sempre comunque a che fare con l'essere umano, con la persona che è il centro comunque di quello che è il nostro lavoro, e allora lì ci siamo posti nei confronti delle aziende e dei dipendenti delle aziende iscritte al nostro circuito. Abbiamo creato tutta una serie di servizi che potessero in qualche modo andare incontro alle esigenze delle aziende, quindi parlo di welfare aziendale, di benefit aziendali, di sostegno economico ai dipendenti, specialmente in quest'ultimo periodo. E in ultimo ci siamo poi posto il problema importante di quella che è la formazione, magari di persone inoccupate o disoccupate che vogliono comunque mettersi in gioco o anche di vogliono rimettersi in gioco, e quindi attraverso gli strumenti digitali fornire loro una formazione specifica, adatta, adeguata, che poi abbia l'obiettivo di creare anche dei livelli di occupazione all'interno delle aziende. E l'ultimissimo campo che abbiamo, area che, con la quale ci stiamo occupando, è quella della pubblica amministrazione, perché anche qui ci siamo resi conto che è possibile dotare in maniera rapida ed efficace la pubblica amministrazione di piccoli strumenti semplici, ma che possono essere utili per gestire tutta una serie di processi che le amministrazioni pubbliche normalmente si trovano a dover gestire, come ad esempio il caso della gestione di fondi a sostegno delle persone meno abbienti, che possono essere gestiti attraverso la nostra piattaforma con una serie di flussi di tracciamento, ma che possono permettere alle aziende o alle piccole realtà locali che ricevono questi fondi, o meglio che le persone meno abbienti che utilizzano questi fondi e che vanno a comprare da queste realtà commerciali, piuttosto che aspettare di vedersi rendicontati questi fondi o questi soldi, possono utilizzare il nostro strumento per continuare comunque a fare delle spese all'interno della loro comunità. Questi sono più o meno i quattro macro progetti di cui ci stiamo occupando in questo momento. È ovvio che Abrex rimane uno strumento, una piattaforma tecnologica dai mille usi, dalle mille sfaccettature, ma che, come dicevo prima, vuole comunque ridare una reale importanza a quella che è l'economia locale, abituando anche le piccole e medie imprese dei piccoli paesini a poter utilizzare uno strumento tecnologico facile, alla portata di tutti, e a far magari guadagnare loro delle piccole fette di mercato che fino ad oggi non hanno mai potuto guadagnare. Perfetto, Ballerini, abbiamo ascoltato tanti ambiti di intervento coinvolti, tante expertise, come si suol dire. Come si riesce a sviluppare una strategia digitale vincente? C'è un modello unico? Ci sono tante sfaccettature da tenere in considerazione? Che cosa possiamo dire in merito? È un domandone. Non ci sono formule magiche. Strategia e strategia digitale, oltretutto, sono un calderone infinito di pratiche e di strumenti. Abbiamo tanti ingredienti a disposizione che dobbiamo saper scegliere e miscelare per creare un gran piatto. Di certo, condivisibili per qualsiasi strategia, in fondo, sono le domande che possiamo porci per implementarla. Ma spesso partono da una premessa sbagliata. Mi spiego. A volte commettiamo tutti un errore, considerando la realtà digitale in antitesi con la realtà fisica, ma c'è un'osmosi completa tra l'una e l'altra, e spesso c'è un errore ancora più grande, sociale e antropologico, che commettiamo, un errore che influisce, dal mio punto di vista, profondamente sulla percezione della digitalizzazione. Perché lo strumento digitale non è un mezzo, non è uno strumento di per sé, ma un manufatto culturale, come può esserlo questa penna, non so, ad esempio, con cui scrivo i miei pensieri, li correggo e li comprendo. Quando una ragazza condivide i suoi sentimenti con un ragazzo, ad esempio, racchiudendoli in poche emoticon su WhatsApp, utilizza dei simboli che riescono a dare una forma a quello che sente, ma non utilizza uno strumento e non sta banalizzando quello che prova. Fa la stessa cosa di un bambino che conta con le dita prima di contare con la testa, che sente l'affetto della mamma da una carezza prima di sentirlo nel cuore. Fa quello che faceva l'uomo primitivo,
quando ha cominciato ad utilizzare il pollice ad afferrare una pietra per poi modellarla nel corso del tempo. Non sono mezzi e non sono strumenti, sono il fondamento dell'essere umano. Siamo geneticamente modificati, fondamentalmente, anzi, siamo degli organismi culturalmente modificati sin dal principio. L'essere umano, dal punto di vista antropologico, secondo per secondo, da una forma a se stesso e alla realtà che lo circonda, perché così la può capire e così compie un'azione. Noi processiamo quello che abbiamo, non lo utilizziamo, costruendoci dei simboli, dei punti di riferimento che fanno un po' parte dei nostri piccoli rituali quotidiani. È un po' la base del pensiero primitivo. E se non partiamo da questa premessa, ogni strategia sarà sempre di fondo sbagliata, perché partirà da presupposti profondamente sbagliati. Per questo alcuni giorni fa mi ha colpito l'esempio della Fondazione Santa Lucia di Roma, che ha combinato arte e realtà virtuale, medicina e psicologia, per migliorare la riabilitazione delle persone colpite da ictus, osservando che il cervello umano ha un'attività cerebrale consistente quando osserva un'opera d'arte e quando la crea. L'effetto Michelangelo è stato chiamato. E utilizzando l'arto colpito dall'ictus, hanno dato ai pazienti la possibilità di ricreare e scoprire l'opera d'arte in modo immersivo e proattivo, con le linee e con i gesti, e con la realtà virtuale. Ad esempio la creazione dei Damo di Michelangelo, tra le opere più stimolanti da questo punto di vista. I feedback raccolti hanno fatto capire che l'arte motivava i pazienti a lavorare, anzi alcuni di loro hanno detto che non provavano più dolore ai propri arti, non avvertivano più la fatica. E il recupero è sempre stato più rapido analizzando i dati cinematici. Questo esempio è un po' la sintesi pratica di quello che ho detto, modellata su una determinata necessità. Probabilmente il senso più profondo della multicanalità. E la multicanalità dell'utente, un ipotetico target di una strategia digitale, rende la controparte multidisciplinare, ci obbliga ad esserlo tutti noi. E dobbiamo essere preparati, non soltanto dal punto di vista tecnico ed informatico, ma umanistico soprattutto. Bisogna avere le competenze, plurale, uso il plurale, a volte riscoprirle e a volte insegnarle, ma le competenze. Dopodiché possiamo creare la miscela esplosiva per una strategia vincente. Sicuramente lo possiamo fare. Perfetto, quindi sempre l'uomo al centro. Io ringrazio i telespettatori per l'attenzione, ovviamente Andrea Di Fabio per la regia, ringrazio gli ospiti Fabrizio Costantini in collegamento, Antonello Ballerini e la dottoressa Cicchelli qui in studio. Appuntamento lunedì prossimo alle 21:30.